Allora, sono qui con Solidworks 2022 e andiamo a vedere come fare a rappresentare la tolleranza geometrica di profilo lineare con altri simboli, okay? Con i vari piani di intersezione e il simbolo di collezione di piani, secondo la normativa. E lo facciamo con SolidWorks e farò apparire qua l'immagine che voglio copiare, okay? L'immagine che voglio copiare. Allora, dunque vado qui, sono qui in annotazione, vado in tolleranza di forma, vado con la mia solita freccia, ok, clicco e clicco qui. Naturalmente posso rappresentarla semmai dopo qui, vediamo poi di rappresentarla con questo qua, così, vabbè, così. A questo punto io vado a mettere il mio profilo lineare, ok? Profilo di linea, ok. A questo punto vado qua perché c'è l'all around, come si vede nel disegno c'è l'all around, dunque clicco qui, ok? Vabbè, lì, ok. A questo punto qua cosa c'era? 02, metto qua e metto crunch crunch 02, vediamo di mettere 2, ok, 02, 2 decimi. A questo punto devo mettere il simbolo common zone, ok, il common zone lo trovo qui, lo metto in area offset, ok. A questo punto mi avvicino qui, vediamo se riesco a spostare questo. Ok, così ci vediamo meglio, questo me lo sposto qua e vado a mettere più e vado a mettere non il riferimento che sarebbe la AB e così via, ma l'indicatore, l'indicatore però non devo prendere, questo qua mi dà il piano di orientamento, invece questo è il piano di intersezione e dunque vado a mettere questo, ok? Il simbolo nel mio caso è perpendicolarità, però devo mettere qua però prima margine, ho sbagliato, allora ok, devo mettere qui, ok, e metto questo qua, ok, questo giusto, mi sono sbagliato io, giusto, ho messo giusto, ok, e qui ci va riferimento dati, posso anche far senza, vado a mettere B, ok, giusto. A questo punto mi sposto qua e aggiungo più, ok, non vado a chiudere, ok, vado a mettere più, vado a schiacciare più e vado ad aggiungere sempre un altro indicatore, questa volta però non è questo che è il piano di intersezione, ma è questo, vabbè lui lo chiama piano di insieme, ma si potrebbe chiamare collezione di piani. Ok, forse la traduzione più corretta è collezione di piani. E dunque metto questo. Ok, parallelismo ce l'ho già, dunque perfetto. Riferimento dati, metto stavolta A. Ok, e chiudo. A questo punto, fine, faccio fine. Ok, sposto e ho il disegno come nel mio video editing, come nell'immagine che ci sarà qui, apparirà qua. Va bene. Ok, dunque molto interessante. Dunque la 2022 possiamo tranquillamente mettere questi simboli che sono stati aggiunti nel 2017. Ok, spero di essere stato utile. Ci vediamo nella 2022, ma nella normativa del 2017, ok? Da non confondere, solido dal 2017 non ce li ha questi simboli che sono stati aggiunti, ok? Piano di intersezione, piano di orientamento, l'indicatore di direzione dell'elemento e la collezione di piani, non ci sono. Con questa 2022 lo possiamo fare tranquillamente. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.